un angolo di città centralissimo trasformato in un campo di battaglia. Gruppi di nigeriani che ormai da settimane si affrontano con risse e scorribande tra Campo di Marte, Via Piave e Via Vittorio Veneto ad Arezzo. Nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto l'episodio più grave. Un gruppo di nigeriani si sono affrontati ripetutamente con bottiglie, spranghe di legno e coltelli. Si sono presi a botte in più punti rincorrendosi lungo Via Vittorio Veneto sotto gli occhi attoniti di residenti, turisti e commercianti. Sul posto si sono portate Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e 118. Due i feriti, un 27enne soccorso in Via Piave e portato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo con una ferita lacero contusa alla testa. In Via Libia un 30enne è stato soccorso con varie ferite alla schiena e al polso. Al termine della folle serata alcune persone sono state fermate dalla polizia e portate in camera di sicurezza. Sull'episodio interviene Tito Anitsuzaman, presidente dell'Associazione Culturale del Bangladesh, in merito soprattutto alla presenza nella zona di alcune attività commerciali. È facile vendere due birra, costa poco. Se minimamente non rispettiamo le legalità di un paese, non lo possiamo dire andare avanti. Se questo non rispettano, quel negozio devono essere chiuso, punto. E voglio vedere dietro cosa c'è. E perché non ci chiudono? Perché si fa uno, non c'è regole, con gli altri sì. Ma abbiamo controllato.